Sta per tornare come ogni domenica lo scalcinato esercito di Retromarche. Il comandante Gianfranco D'Angelo e i suoi soldati, tra cui militano i 3-3, Gaspare Zuzzurro, Stefano Masciarelli, Brigitte Nielsen e tanti altri, stanno per tornare proprio per tirarvi su di morale. Invece su TMC2 non dimenticate che andrà in onda un film dal titolo Una vedova allegra, ma non troppo, con Michelle Pfeiffer e Matthew Modine. Buona serata e buon divertimento sulle nostre reti. In un luogo imprecisato, quanto imprecisabile, un pugno di uomini mette in gioco la propria esistenza per nobili scopi. Non attaccare, non combattere e non lavorare. Retro! March! Ragazzi, e con animo commosso che vi dico che questo è il momento della riconciliazione. Niente più divisioni, siamo tutti fratelli. Siamo tutti fratelli, niente più camerati o compagni. Casomai, cameragni o comparati. Scegliete voi, scegliete voi. Qui non è come a Verona che la giunta comunale ha scelto una zona della città per gli accoppiamenti sessuali. Praticamente hanno deciso di riaprire i casini. Ma noi non abbiamo questo problema perché qui già è tutto un grande casino. Qui da noi ogni soldato sulla veranda ha la foto di Rosy Bindi, così non è tentato di tornare a casa. Qui noi siamo pronti ad accogliere tutti, ma dico tutti, anche l'onorevole Andreotti, un uomo di grandi relazioni, conosce tutti, salvo i salvo. Qui da noi non è come in America, che dopo la rielezione del presidente americano Clinton, la moglie ha detto al marito, Bill, finalmente questa è la volta che riesci a farne due di seguito. Qui da noi siamo bene così come stiamo, e per quello che vi dico che il nostro motto è noi ce l'abbiamo du, noi ce l'abbiamo a basta, noi ce l'abbiamo e basta, che già è una cosa. Quindi alza bandiere. Militoni, vi ricordo una cosa, attenzione, perché il nemico vi ascolta. No, non si tratta né di cimici né di pitocchi, che di quelli ne abbiamo abbastanza. Si tratta di una spia del nemico che si nasconde nell'accampamento. La sua specializzazione sono i travestimenti. Riesce ad imitare chiunque alla perfezione. Non è Gigi Sabbani, ho detto alla perfezione. Comandante! Che cosa c'è? L'ho visto, l'ho visto. Ma chi hai visto? Lui! Ma lui chi? La spia! La spia! Tecnopino! Tecnopino!
forte, molto forte. Molta gente mi chiede come ho cominciato a fare questo lavoro. Io vi devo dire, mi hanno chiesto di fare il disc jockey e io ho accettato. Ho delle cose molto interessanti da dirvi, dei pezzi molto validi. Un pezzo scritto e eseguito da un gruppo di Bergamo che si chiama Gruppo di Bergamo. Il disco è intitolato Disco di Bergamo ed è cantato in bergamasco, bergamasco. È un pezzo molto bello. Io faccio la prima strofa, voi fate le seconde strofe. La prima strofa fa così. Ma questo qui non è chiunque, non è chiunque! Beh, chiunque sia, via, due di picche, via, via, a casa! Ha speso tutto nel cappello e è rimasto al verde, guarda, c'è della gente veramente strana. A questo punto vi devo dire delle cose molto interessanti, anche se molti non capiscono un cazzo. C'è molta gente che ci scrive da tutta Italia, da tutta Europa, e c'è anche uno che ci ha scritto da tutto il mondo. Perché vogliono avere notizie veramente interessanti. Ma lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Notizie molto interessanti che sono veramente belle. Hai visto chi c'è? Testino. No, hai visto chi c'è? Cerino. No, hai visto chi c'è? C'è fome. A questo punto, prima di dire delle cose, ne diciamo delle altre. Sono nati, questa è una notizia veramente clamorosa, sono nati due bambini gemelli. Vabbè, allora. Come allora? Sono nati due bambini gemelli. Uno è nato a Como, l'altro è nato a Bergamo. E allora? I genitori erano separati. No! E ora pubblicità a progresso! Non prendete i bot! Fanno venire il botulismo! Di giochi! Cosa c'è? C'è da spostare una macchina! Sempre spostare le macchine! Mai che c'è da spostare una ragazza! Tipo questa qua, lei rimanga così, va bene. Che macchina è? Lo sapevo, lo sapevo. Gliel'ho detto tante volte a Pupo, non parcheggiare in seconda fila! Stai pulendo la bomba, soldato? Sì, signor comandante! Scarica la prima, togli la linguetta! Sì, signor comandante! Capo, sono pronto! Pronto! Capo! Ma stai calmo, pezzimuti, anche a te, però scoppiate la bomba! Stai calmo, siamo in pausa! Ah, siamo in pausa? Sì! Meno male, capo, perché a me la guerra fa ansia, fa angoscia, fa ansia! Dai, stai calmo, ho detto che siamo in pausa! Capo, allora ne approfitto per fare il problemino di matematica, lei la sa? Come no, io sono dentista! Sì, già! Cos'è lei? Sì, già, sì! Cos'è? Sì, già, sì, già! Veramente? Certo. Mi dà una mano? Certo, dimmi com'è il problema e lo sviluppiamo! Il problemino dice, capo, se il bambino porta la nonna tre uova, una gliela rubano, quante uova c'ha la nonna, visto che in casa ne aveva quattro e due le usa per la tortina di fragole? È facilissimo, è facile. Sviluppala, stupidata. Allora, dai, il bambino esce con tre uova, quattro sono in frigo, che le conserva, sette. Ma come sette? Ti sputi? Sei troppo affrettato nelle risposte, è facilissimo, pensaci bene, può essere sette. Allora, il bambino esce con tre uova, che una gliela rubano, quattro ne in casa, due, e poi tento, nove! Lei nove. Scusa, non è possibile! Tu sei troppo affrettato nelle risposte! Non lo sai! Ti stai arrampicando su muri come un ragnatino! Tocca, tricca, 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 tricca! Lascia perdere, fai qualcos'altro! Perdici, scusa! Capo! Ma quante uova rimangono? Come? Dico, quante uova rimangono? L'ho detto? Non l'ha detto, eh! L'ho detto! Vabbè, allora dico, stai attento! Sì. Dunque, allora il bambino c'ha tre uova, tre giusto? Uova. Bene! Uno gli cade! No, gliela rubano, non gli cade! Sì, ruba! Due ce l'ha, le mangia la nonna! No, giusto? Non le mangia, le usa per la tortina di fragole! Sì, giusto, per la tortina di fragole! Quindi rimane, gliela andrà! D'accordo? Non ho capito. Ho detto adesso. L'ho sentito. Io ho detto adesso, per forza che l'ho sentito. Sì. Adesso mi stresso, vado in giro, scusi. Allora, ho detto che tre uova le porta bambino, ok? Una la perde. No, non la perde, gliela rubano. Vabbè, gliela rubano, forza, sempre due. Sì. Due le cadono alla nonna. No, non cado, c'è per la tortina di fragolino. Vabbè, guarda, tortina cadono sempre due, sparisco. Quindi, le mani ne andrà. Oh, basta, fai quasi una scienza adesso. Capo, un'altra cosa, scusi. Non ho capito. L'ho sentito, Ma pazzo, per forza, continua a guardare, ragazzi, che passa, scusi, lo ripeto un'altra volta. Allora, tre uova c'era questo bastardo di bambino. Capo, il problemino dice che non è bastardo, Lo dico io, perché il bambino poteva fare qualcos'altro, è un bastardo, va bene? Una di cazzo.
sbagliato, giusto? No, no, gliela rubano. Gliela rubano. Gliela rubano. Tu vuoi la nonna le usa per la torta di mele? No, per la tortina di fragole, per la tortina di mele. Adesso mi va sempre due sparisco. Quindi ne rimango gna 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 gna. E capo? Cosa? Non te l'ho detto niente. Non ho capito niente. No, io l'ho detto. Lei è dislessico, lei è dislessico. Io sono dislessico. Io? Eh sì, già io. Capo lei. Io? Eh sì, già io. Lei? Io? Lei? Soldati, la madre patria ci manda un aggiornamento. Buonasera dal TG Truppa, da TRD, subito un sardo ai titoli. Indagine Istat, che Istat fa? Eccole qua. 2 milioni di disoccupati, ma per il ministro del lavoro non c'è due senza treo. E così sono stati i ragoni degli orchi guariato alla rancabotta della Borsa Milano per il ribasso del 3% dell'indice Mi Basta, così ha detto Agnelli presentando la nuova fabbrica della Fiat ecologica, che funzionerà metà a carbone e metà al meccanici. Economia, fini. Della finanziaria non bisogna farne di tutt'erba un fazio. Questa è la dichiarazione del segretario di AN, non siamo figli di NN, ha detto Oscar Luigi Scalfaro, che è un Quirinale, usare con cautela. Ma veniamo ai veleni. Magistratura, è tutta una presa per il pool. Queste le testate parole di Flick, il guardia sigilli, per l'inchiesta Mani Pulite, sia davanti che Di Pietro. Ma qui abbiamo filmato. Parlando di Di Pietro, Silvio Berlusconi ha dichiarato che se un libero cittadino fosse sospettato di aver fatto circolare tangenti, corrotto e avere interessi privati in atti d'ufficio, avrebbe solo due possibilità: o finire in galera o finire alla presidenza di Forza Italia. Interni, pubblicità e progresso. Prevenire è sempre meglio che curare. Per la curia della carie, pasta del Vaticano. E piace in terra gli ogni tutta Bogotà, ma l'alito non fa il monaco. Ma invece per il Papa abbiamo un profumo un po' dolce, un polacco, acqua di Polonia. Cronaca rosa. Rosanna Lambertucci al paparazzo, se mi fotografi t'ammazzo. Scatta la foto e chi se ne frega, tanto col lifting non faccio una piega. E tira oggi e tira domani, la pelle dei piedi mi arriva alle mani. Ma qui abbiamo un appello da mandare in onda, guardiamocelo insieme. Ciao Pasquale, mi sto rivolgendo a te. Sì, fraterno amico, non credere, non ti ho dimenticato. Sì, ti cerco ancora, sei scomparso. Con il tuo silenzio, con la tua assenza, hai cancellato anni... anni e anni di amicizia. Perché non ti fai più vedere? Io non servo rancore a te. Come potrei? Lo sai che ti voglio bene. Ti prego, rincontriamoci, vediamoci, parliamone. Non posso stare senza di te, Pasquale. Ti prego, devi anche capire che la mia presenza è importante per te e la tua per me. Pasquale, quelle 700.000 lire me le devi dare, hai capito? È inutile che sei scomparso così, hai capito Pasquale? Perché dove stessa? Io vengo da Chiappa, ti faccio una faccia che non hai neanche te. Lasciatemi, Pasquale, capito? Lasciatemi. Pasquale, fate vedere le 700.000 lire, a carne figli mia, firma ma meno la cambiala. Rieccoci qui, passiamo agli esteri. Russia, per i medici americani dopo l'operazione per Helsin, sei bypass, se non pass, bye bye. Certo, Hillary Clinton, Hillary Detta, il mio Bill, e non è un presidente USA e getta. E qui è stato proiettato l'ultimo film sulle minoranze, Independence Gay. Ma vediamoci il filmato. Secondo i sondaggi pare che Harlem abbia votato compatta per Bill Clinton, d'altra parte era prevedibile. Oh, visto il suo programma politico, Clinton è sicuramente il più adatto per garantire all'America un futuro nero. E veniamo a Montecitorio, il panorama delle cozze politiche in Parlamento, Rosi Bindi, Livia Turco, Emma Bonino nell'ultimo film di Carlo Verdone, Viaggi di cozze. Ma per Prodi, a lume di naso, sentiamo le ultime sulla finanziaria, Arioa, alla linea Prodi. Benvenuti nel paese dei balocchi! Il Colosseo sta a Milano, gli asini volano e voi non pagherete più le tasse! Chi sono io? Pinocchio! Ma no, ma che Pinocchio, sono Prodocchio! Ho la testa di legno e quando dico, mi sono incantato. E quando dico le bugie, sapete cosa mi si allunga? Ma no, l'aliquota IRPEF! Mi sono concerto così, sapete perché? Per i più piccini, per i piccoli contribuenti che li voglio portare insieme a me nel paese dei balocchi, Maastricht!
Il viaggio però è lungo e apposta il naso mio l'ho fatto a punta perché mi servono i vostri soldi, fammi un po' vedere. Bene, così, vedete, è prensile, ho il naso prensile. Ma non ho paura del gatto e la volpe? Il gatto e la volpe, il gatto e la volpe! Berlusconi e D'Alema, ma quelli se l'ha già mangiati il pescecane, se l'ha già mangiati. E chi è? Come chi è? Il pescecane è il ministro Di Pietro, guarda lì. Il ministro Di Pietro, quello lì tutto che sembra... Guardate che io dico la verità, Quanto è vero che... ma tu guarda lì, sti ciucchini! Io dico la verità, quanto è vero che la fata turchina è bella! E chi è la fata turchina? Rosy Bindi! Ma perché non mi credete? Vabbè, avete ragione, dai, su, avanti, ma lei avanti. Dice sempre bugie? Io no, io ripeto solo quello che dice Veltroni. E adesso statemi bene a sentire perché adesso vi illustro il mio programma. Ecco qua, dunque, se lo seguirete diventerete tutti dei bei zucchini. Però non dite la mangiafuoco. E chi è mangiafuoco? Ma come, chi è mangiafuoco? E Bossi, mangia poco e Bossi, che quello ti viene, ti divide tutti, i zucchini del sud, i zucchini del nord, e mi dispiace perché a me i zucchini piacciono, tutti belli, uniti, insieme, compatti come... La mortadella! Bravi come la mortadella, una volta si diceva pane e lavoro, adesso si dice pane e mortadella, tanti lavoro non c'è. Le tasse sì però, avanti non perdiamo tempo, avanti che la nave sta per salpare, Seguitemi! Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che l'IRPEF è la mia. Andiamo! Le tasse a... Bravi tutti belli, uniti, compatti insieme come la mortadella! Grazie a Prodi, buon Prodi faccia, economia e industria, qui si va di male in piaggio, ha detto Agnelli Junior che presenta per Roma 2000 Vespa Sfera senza casco, Vespa 50 senza casco, Vespa Rito il portafoglio col casco che ho ritrovate. Per il Giubileo le ipotesi sono due, o l'anno santo o l'anno fregato, ma veniamo a Roma, lì sta Pannella e qui sta Rutelli. TV, nuova trasmissione di Luciano Rispoli in Parlamento, tappeto violante, sottotitolato in lingua araba per Tele Monte Cairo, per Mubarak in Briac. Mentre in Germania Berlusconi è stato promosso con Mediaset per la nuova trasmissione tedesca Mai Dire Col. Interni, criminalità omogenizzata, grande spiegamento di forze a Palermo per un mandato di cottura. Questo è il menu per menà, ve lo leggo. Antipasto antimafia, buscetta al pomodoro, brodo di carneficina, pizza con National, sobbuco in fronte, fettina impalata. E per Tutuccio contorno defunti porcini, ma qui gatta cicoria saltata in padella, saltata per aria. Il cuoco consiglia asparaci, ma fallo morì. Tirami su, lasciali giù. Da bere acqua in bocca, un ultimo ammazza caffè, ammazza di tutti, killer, che quest'altro. Ma veniamo al calcio, nazionale. Che fa? Solo sa chi lo sa. Sentiamo un attimino il filmato, che dice? Non lo so. Il CT della Nazionale ha dichiarato di aver accettato la sfida con la squadra bosniaca solo per portare in una terra devastata dalla guerra un po' di allegria. Infatti, appena Sarajevo hanno visto come gioca l'Italia, hanno riso tutti. Ambiente, effetto serra, bel tempo si sperra. Secondo i verdi gli ambientalisti il sole che ride, ma che ci avrà da ride? Per lo scioglimento dei ghiacciai e delle slavine, una mano lava l'anghe e tutte e due lavano il Monviso e così scia. Ma veniamo a un'ultima agenzia, Ansia, al nord, nuova lega dei soldati, padani, lega vette. E per questa edizione è tutto al TG Truppa, se non è pan bagnato almeno è zuppa. Il treno. Thank you.
Vieti. 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 Hai la mano. Scusi. Sono caldo qui dentro. Sì, lo posso aprire? No. Sì, lo posso aprire? No. Sì, lo posso aprire? No. Ma antipatica. Occupato. Occupato. Scusa. La barba. Gode. Chi non si contenta, gode di più. Marcello Marchesi. Ah, e ci vediamo tra un minuto. Dai! Permesso? Oh, ce l'abbiamo fatta. Tutto il giorno in giro, mangio di corsa. E adesso? Non ci vedo più dalla fame. Ma dove l'ho messa? Ah, eccola! Quando la fame si fa sentire, è il momento di fiesta. Ingredienti sostanziosi con un gusto unico. Accidenti! Anch'io! Fiesta! Nutre con piacere! Nunca. Pensaci tu. Strana calma quasi niente, svuotamento della mente. Mi volete bloccare, sì, mi volete fermare? Che snarin non li sento, tanto non mi spavento. Mi riempi i polmoni, sì, con miliardi di esplosioni. Girato al petto, non vedo l'ora di fare pom pom con le mie armi. Girato al petto, io non ho paura, fuori le cartucce che sono bella dura. Nocivi nupi nere, passi felpati da pantere. Fumi che sento qui vicino, mi fanno il solletico sul pancino. Alla di cannone, io sono tua, sono sicura che non fai la tua. Fuggili addosso, voglio vedere, più mi sparate, più mi fa piacere.
sotto il tetto, io non ho paura. Fuori le cartucce che sono bella dura. Mirata al petto, fuori todos. Sto figlio nostro è arrivato a 30 anni. Non studia, non lavora, non dà un contributo in famiglia. È ipocrita e dulcis in fundo è mezzo froscio. Tu dimmi come fa un genitore a dormire tranquillo con un figlio così. Papà, papà, mi voglio iscrivere all'università. Così, un colpo di testa mio. Mi stai a vedere? Mi stai a vedere che colpo di testa che ti ha fatto? Mi stai a vedere? Ridiamo un po' il quadro. Non lavora, non dà un contributo, è ipocrita e è mezzo froscio. Può pure diventare uno scienziato, ma a me i problemi mi restano. Papà, papà, visto che la mattina studio, il pomeriggio vorrei cominciare a lavorare. Così, un colpo di coda mio. Se ti vede qualche colpo di culo, risparmia tuo padre, eh? Ridiamo un po' il quadro. Non lavora, non dà un contributo e è mezzo froscio. È inutile starvi a spiegare qual è delle tre quella che mi preoccupa da più. Visto che lavoro, vorrei cominciare da qualche sordo in famiglia. Così, un corpo da reni, i corpi stanno a finire però, eh? A forza dei corpi ti sta a far ricredere sto figlio. Come fai tu come madre a sottovalutare che dentro casa ti passeggia una persona froscia? Visto che sono ipocrita, mi vorrei iscrivere a catechismo per levarmi sto difetto. Resta a casa con noi che là ti sarà forza, è meglio che stai a casa. Redammi un po' il quadro. È mezzo froscio. Mi sembra poco a voi. Prima almeno con tutti gli altri difetti che c'aveva, questo un po' se sperdeva. Mo sta là a fronte spizio sta. Papà, papà, mi sono fidanzato. Ringraziamo Dio. Saverio, fatto conosci. Il traffico vi soffoca? L'ingorgo vi ingorga? Vi sentite una sardina in scatola nella vostra vettura? I parcheggi vi fanno venire l'alito pesante? Allora, che cosa aspettate? A comprarvi un carro armato Tangeschen. Carro armato Tangeschen. Carro armato Tangeschen. Grazie, ho capito. E potrete andare dove volete, parcheggiare dove volete, anche se c'è già qualcuno sotto. Carri armati Tangeschen. E ritroverete la serenità. Ora anche nella versione cabrio e station wagon. Super valutazione dello schiacciato. Carro armato Tangeschen. No! Principe, buongiorno, buongiorno a tutti, come va? Dobbiamo giocare da triste, ci vuole una grossa mano, a te stava a cercare, ma hai fatto girare tutto quintorno, non ti sapeva mai. Allora, vediamo un po', ve la disse questa settimana, andiamo subito con 500.000 lire a Dona Isidora. 1.500.000 zarina, 1.800.000 maunus. Ma cos'ho? Ma i soldi chi me dà? Oh, a coso? Ma come te permetti? I soldi ci metti te, no? Come siamo sempre rimasti d'accordo? Ma per chi mi ha preso? Oh, ma come te permetti? Lo sai come mi chiamano a me, no? A me come mi chiamano? Mi chiamano Cabriolet, no? Perché sono una garanzia! Anzi, che prima o poi arriverà a Bisalò, fermatele, no? Chi sei tu? Una trottorellina? Sei una cavallina? Sei una cavallona? Sei... chi sei tu? Vuoi fare una trottatina con me? Ma no! No, chi se ne frega, c'hai pure il garese basso, c'hai. Chi se ne frega? Vediamo un po' quel giornale, te. Don, don. Chi è? Don, 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 don. Oh,
ma che do? Una volta sola, no? Ma che è scampanato, mi sta a fare la musica ritmica. Devo parlarle, Don. Se ci riesci sì, a parlare. Don, scusi, Don. Don. Mi accomodo, Don. E tu devi mettere sì. la sede, sì, Don. A dimmi te. Che è successo? Don. Don, devo parlarle di donne, Don. Le donne? Sì, di donne. Sono tutte orecchie. Don, le donne sono cattive, aggressive, violente. A me mettono ansia, Don, angoscia, Don. E poi vogliono andare subito al sodo. Al sodo? Sì, Don. Al sodo, bisogna. A me piace al sodo. Raccontami del sodo. Don, settimana scorsa sono stato in discoteca e ho conosciuto una ragazza che ballava sul cubo, Don. Com'era, Don? Chi? Il cubo? Tu c'hai dei grossi problemi. Lei, com'era lei? Era bella, grossa, gagliarda, bombe, coscia lunga, com'era? Era proprio così, Don. E poi ballava e mi si avvicinava, si muoveva, ballava. Ballava, si avvicinava, si muoveva. Dimmi che è successo, che... E niente, Don, sono andato a prendere un'aranciata amara, Don. Lo sai che tu c'hai dei seri problemi? E io sono qui comunque per risolverteli, perché tu sei un ragazzo fortunato. E io ho trovato il rimedio per te. Don, delle vitamine per ricaricarmi? Ma dei schiaffi da date, ma quale vitamine? Vuoi ritornare in te? C'è una piotta? C'hai 100.000? Sarebbero le ultime 100.000 che ho. Sono per il restauro? E certo. Sono per il restauro del tuo cervello, che ormai è andato, è innacquato, capito? Don, ho capito, lei è buono, sono per gli animali abbandonati, Don. Bravo, per gli animali abbandonati negli ippodromi. Negli ippodromi. Tu sai che abbandonano tanti di quegli animali negli ippodromi, e qui c'è il tuo don, che ci pensa lui con queste piottarelle, capito? Comunque devi stare tranquillo, perché non ci sono problemi. Ci pensa lei, Don? Io posso fare tutto per gli animali abbandonati. Oggi hai fatto, tu sai che chi abbandona un cane... È un bastardo, è un bastardo. E a proposito dei bastardi, visto che mi ha dato sta piotta, io ti dico grazie, stai ancora qua, stai in ritardo, puoi anche andare. Vado, vai, vedi, annattene proprio grazie, subito don. La sta grande. Vado, grazie, don. Prego, don. Meno male che sto tonto ci ha dato sta piotta. Non sapevamo proprio come rimediarla. Vediamo un po' che adesso chiamiamo. Pronto, carota? Oh, tutto a posto, com'è andata? Lo so, stiamo sempre là. È arrivato secondo? Appena spanno. Senti, comunque c'è il problema, mi fa un'altra puntatina? Ne metti una bella piottarella su Criss Cross. Sta tranquillo, non c'è problema. Una piotta, sta sempre a pensare ai sordi. Oh, io ma come ti permetti? Io sono cabriolet, sono una garanzia. Sei pensio del Ministero delle Finanze, ho sempre i sordi questo. Allora lo sai che vi dico io? Io sta piottarella invece me la vado a giocare al canile. Voi sapete che i cani, ci stanno i cani che corrono, anche lì ci sono i cani abbandonati, vado alla corsa dei cani, avete capito? Abbiamo trovato il tonto e noi andiamo a giocare. Get away, ask later. Cucù, Pignolo è uno che, trovandosi a letto con Claudia Schiffer, ha da ridire sul colore delle lenzuola. Dizionario italiano. Mamma mia, non si capisce niente, è una bolgia dantesca questa qua, uno sta facendo due conti, poi che contabilità, arriva di trrrr, sei selvaggio, insomma si, non si capisce, allora fammi fare i conti, dunque allora, zero, cinque, e sono 500.000 totale in cassa della giornata, meno, spese, zero. Detrazione zero, danni che fa? Costo merce zero, perché era tutto roba che non capisce a me che è. Totale incasso e ricavo 500.000. Boh. Stiamo andando bene oggi, Mirko? No, effettivamente stiamo andando benissimo. No, io sono un poco preoccupato però. Perché? I soldi nel negozio con tutti i ladri che stanno in giro. Hai ragione, però c'è tanta concorrenza, effettivamente. Però io l'ho messo in un posto sicuro, segreto, quindi... Ah sì, l'hai mandato in Svizzera? Ah, Svizzera, hai visto? Ah, fine che ha fatto, facili in battaglia, si scopre subito in Svizzera. Già. Qua in Italia, certamente. Ah, l'hai messo al Banco di Napoli? Al Banco di Napoli. Si porti io 500.000 lire, non è vero, non combinare come stanno, se è zucchero. No. Io non faccio prestiti, E dove l'hai messo allora? In un posto sicuro, segreto, stai tranquillo tu. E allora mettici anche quest'altro 100.000 lire. Che cos'è questo? Con questo ho fatto fesso un fesso.
Fesso, il fesso che ti ha venduto. Dunque mi ha dato questa 100.000 lire. Eccolo. Uguale alla vera proprio. Ma è falso? Questo è falso, sì. Uguale alla vera. Solo che è scritto facsimile su. Ma si vede benissimo, non ti preoccupare. E tu che gli hai dato tu? Dunque io gli ho dato una giacca schifosissima a tre bottoni. Color kiwi? Sì, bravo, color kiwi. C'aveva tutta la giacca, la tasca scucita qua. Poi teneva un buco dietro, ci bravo, mancava un bottone. Mancava il bottone. E la fodera qua davanti che era scucita? Era scucita la fodera, sì. Te guarda che era la giacca mia. Ma che schifo di gusto che c'hai, la giacca kiwi. E la fodera che stava nel 500.000 lì dopo. E me lo potevi dire? Ma è il segreto il posto. Oh, mamma mia. Ma chi è che busto? Chi è? Siamo noi. Noi chi? Amici! Oh, ma non è qui, amici, è su canale 5! Parola d'ordine! Oh. Permesso? Permesso? Avanti! Buongiorno! Buongiorno! Ha salutato? No! Saluto! Saluta! Ha salutato? No! Scostumato, saluto! Ciao, 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 ciao! Dunque, innanzitutto, volevo una curiosità, volevo togliermi. Chi è il portachiavi? Mio figlio! Coraggio, su coraggio! E quanti anni ha? Quanti anni ha la miniatura? 15! Ti mostri il doppio! Perché è alto! Che famiglia è sfortunata! Ci dica pure! Stai zitto tu, fai parlare grande che sei piccolo! Ma... una settimana fa, sì, sono venuto da voi e ho comprato questo pacco di pasta fatto in casa. Bravo! Modestamente in casa abbiamo tutti le mani in pasta. E come si è trovato? Si è trovato bene? Tieni la cottura. Come mi sono trovata? Stai zitto, tu fai parlare grande che sei piccolo. Come mi sono trovata? È un bastone schifoso, sembra stucco. No, è gesso. No, effettivamente è una semola un poco... Ha preso l'abito. Sì, ma non ho capito. Ma allora a questo punto, lei che cosa vuole da noi? Ah, che cosa volete da noi? Ma che abbiamo fatto? Ma perché non c'è... Guaglio, ma che vuole? Che cosa vuole da noi? Io voglio un altro chilo di pasta uguale. Sicuro? Sì, perché mia moglie, dopo averla cotta, l'ha assaggiata per vedere se era al dente ed è rimasta con la bocca ingollata. Tutta la settimana! Una pace, una tranquillità, senza che nessuno si metteva le orecchie a fare... Solo che adesso l'effetto colla sta finendo e quello ricomincerà a parlare un'altra volta. Ah, abbiate pietà di un povero marito succube, vi prego, datemelo un altro pacco uguale. Vabbè, io cercherò di fare il possibile, però ahimè le confezioni sono terminate. Mannaggia! Scusate, qua con tutti gli imbianchini, muratori, i piastrellisti, che bello! Zitto, però io ho la soluzione per lei. Zitto, tu fai parlare di grande. Che sei piccolo. Dunque la soluzione per lei sarebbe questa. Io adesso le do la ricetta, nonché l'ingrediente base per poter fare la pasta in casa direttamente. Piglio sacchetto, piglio. Eccolo qua. Ecco qua. Questo è l'ingrediente base. Con questo potete tappare tutti i buchi che volete. Sì. Costa soltanto 25.000 lire. E in più offriamo al puffo un lecca lecca già usato. Ti piace il lecca lecca? Gli piace il lecca lecca? Ma 25.000 lire? Mi sembra un poco caro, 25.000 lire. Ma non mi potete fare un po' di sconto? Mamma mia, ho detto sconto! Che sei piccolo! Io ho detto sconto! L'ha detto un'altra volta! Stai zitto, grande che sei piccolo! Non dovete dire questa parola! Noi lo sconto non lo possiamo fare perché i nostri prezzi sono già... No, potete farlo, ragazzo? Certo! Allora, quando è così tanto la fortuna? Voi ci avete sempre il vostro gratta e vinci? Ma certo! Se ricordo bene, tutto quello che è gratto e non ve lo accorgete è gratis. Se invece ve lo accorgete pago il doppio! Ci sto! Nascondilo! Sono pronto! Visto. Mannaggia, guardate che il gioco è nuovo certo. E purtroppo non ci siamo ben coordinati. Però il gioco è bello, mi attizza, mi acchiappa. Siete contento? Siete soddisfatto? Dite la verità, è una bomba. Guardate, questa sarà pure una bomba, ma a me mi pare una granata. Complimenti. Chi è? La mamma, Ma sei nipote di Gianni Agnelli, lo chiamano Giovannino. La nipote di Brusca, è la Bruschetta? Cronache mondane.
Peccatori, guardate che faccia che c'avete. Ridete, che fate la notte? Lo so io che fate, ed è per questo che sono qui, per purificare il vostro spirito. E adesso voi assisterete a qualcosa di sensazionale, un numero fantastico cantato dalla nostra figlia del comandante, che si chiama... Molto bravi, molto bravi, molto bravi. Ed è per questo che io vi dico che il pezzo sarà in inglese. Che ridete, che voi di inglese non ci capite niente. Ed è per questo che noi abbiamo fatto di tutto per andare in simultanea con voi. A voi ci vanno le cuffiette. E allora Simona tradurrà questo pezzo fantastico che si chiama Flash Dance. Simona! Simona! Oh, Alda, Alda, Simona! Come va? Simona, ti sei fatto il bicchierino per tirarti su? Che cantate sei fatto? Barcolli pure. Agua la gente. Yeah. E allora, mentre lei barcolla, vi canterà questo pezzo in inglese che si chiama Flashdance. Stai su, wow. Simona! Le noci. Ripentaci. Armando. Che fila. Dopo il bivio. Informati all'ACI. Piette il pesce e mettici il tappo. Il piccione e il cammello cantano trullallà. Brava Simo! Commissioni militari, ragazzi, qual è la risposta femminile a V Merola? Qual è la nostra mirate al petto? Una donna che sa trasformarsi per ogni evenienza. Peccato che non sia decappottabile. Ma adesso per le sue prossime trasformazioni devo prendere le misure. Attenzione, vediamo un po'. Dunque, scusi, è che scivola. Sino 25. Falso. 125. Vero. La nostra mirate al petto è un computer che risponde soltanto al telecomando. Quindi si può anche toccare liberamente. Adesso metto il floppy. Forse è meglio che me ne vada. Thank you.
chi possiamo fare una bella sorpresa. Vediamo un po'. Chi si nasconde sotto questo berretto? Togli questi baffacci. Sì, scusa, erano veri. E Balassa! Bravo! Vieni con me, Balassa. Non essere timido, su, vieni, vieni. Ecco, Balassa. Ecco, siediti pure qui. Sì, sì, stai qui, stai comodo. Vedi com'è comodo? Ecco, io sto benissimo. Dunque, dovete sapere che la storia di Balassa è una bellissima storia di adolescenza. Balassa, quando era bambino, aveva un amico carissimo con il quale ha fatto le scuole insieme, l'asilo, l'elementare, il liceo. Erano amici inseparabili e si chiamava Otello Gerbini, il tuo amico, vero? Bravo, Balassa! Pensate che una volta cresciuti, Balassa e Otello Gerbini, il suo amico, andavano a donne insieme! Otello, il tuo amico, era talmente fissato con il sesso che lo chiamavano Bona Prima. Scusate, mi sono incalabrare. Il suo motto, il motto di Otello era ogni lasciata è persa. Fissato con il sesso, Otello, pensate che una volta questo mandrillone è riuscito ad avere rapporti sessuali con 15 donne diverse in mezz'ora. Bravissimo, bravo, bravo, ancora una volta bravo al tuo amico. Ecco, però il prode Otello, l'amico di Balassa, un giorno che cosa fa? Si innamora di una bellissima fanciulla. Si sposano e vivono felici. Ma Balassa, che è qui accanto a me, che cosa ti fa Balassa? Ebbene, un giorno, mentre Otello non c'era, Balassa approfitta della moglie, si fidanza con lei. Quando Otello torna e lo viene a sapere, dal dispiacere scappa in genia! Bravo! 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 Pensate che io questa storia la posso raccontare grazie al nostro gancio. Lo vuoi baciare? Bacia il gancio. Che ringrazio il gancio pubblicamente. Ebbene, da quel giorno che Otello Gerbini è partito per il Kenya, Balassa non ha saputo più niente. Sono passati 15 anni, ma noi l'abbiamo rintracciato e questa sera Otello è qui! Ciao! Sono passati tutti questi anni, sono impazzita io! Sono venuta dal Kenya per te, perché io la voglio dire qui davanti a tutti, grazie alla cara, grazie, sono davanti, sei bella, sono davanti. Lei è stupenda, ti voglio amare, perché tu devi essere mio, mio, perché da tanto tempo non ce la faccio più! Vuole giocare a nascondino! Mi dispiace, risposta sbagliata. Raffaello non era un pittore, era un piroscafo. Mike, buongiorno. Sai, la malaria è... Sì, che tipo! Al posto di blocco, vieni qua! Senti, tu conosci il francese? Bene, allora ti offro un rendezvous con il sottoscritto. Ascolta! Programma della serata, eh? Andiamo a casa mia, che non per ventilarmi, ma il regno animale della tecnologia, eh? Pensa che mi ho comprato persino il forno a microonde, che io lo uso, che ci asciugo gli slips in pelle di lumaca in 7 secondi.
Va tutto molto bene, l'unico problema è che ogni tanto mi si ritirano le corna. Secondo, Sandy, secondo, ci fiondiamo nella mia camera da letto e ci riproduciamo tutta la notte sessualmente come due quaglie. D'altronde si sa, la quaglia, quaglia. Che battuta! Ma cos'è, no? Ma disdegni! Ripudi! Fai la snobba! Vai! Eretica! Tanto io la donna me l'ho fatta, si chiama Congi. Congi è un incrocio tra... mi. Congi è un incrocio tra... Congi è un incrocio, punto. Io mi ricordo ancora il gioco che facevamo quest'estate sulle spiagge, me l'ho inventato io. L'anguria selvaggia, che consiste nel comprare un'anguria, divorarla come dei lupi e poi sputarsi violentemente i semi in faccia. Perde chi ha più lividi. Mi, che barbaro! Anzi, mo la chiamo. Non l'anguria, Conci, Micciola. Pronto, Saro? Sono Tano Cetturi. Ai datore. Con Mari. Sandy! Ignazio Nunzio Enzo? Ad ansia. E Sandy! Ciro Pinedino? Pronto, sa? Sa, 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 ehi! Sa, 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 sa! Pronto, sa? Mi, che sgarro! Un black house! Ma e tra un rinoceronte e una foca, mamma, chi vince? Mamma, com'è che sono i giorni della settimana? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, stella! Chi ridere fa? Soldato, ci riconosci? E ci stai sognando, vero? Come ti capisco? Anche io, sai, a volte mi sogno da sola. Mi sogno che coloro le figure. Mi sogno che Pocahontas è amica mia. Mi sogno che parlo le lingue. E tutto questo stando ferma che dormo. Capite il dramma? Comunque, soldato, mentre tu guardavi i miei ultimi film, La donna di gesso, La donna di marmo, La donna di turno che chiude giovedì, io ero scordata. Io ho fatto molto di più. Ho fatto la regista. E in quanto eia, come regista Luna Bigas, però molto più donna, E in quanto regista ho girato un film che si intitola La donna che gira, che è la storia di una donna molto tormentata, una donna che soffre, una donna che piange, una donna che gira e mentre gira è dilaniata dall'amore per sei uomini, tanto più che questi uomini sono un tedesco, un inglese, uno spagnolo, un francese, un italiano e un napoletano, e io come nelle barzellette, però questo è un dramma, capite il dramma? Il francese la ama davanti, il tedesco la ama di dietro e gli altri intanto aspettano buoni buoni fila al turno loro, tranne il napoletano che a un certo punto entra e dice: ehi, allora, ma che ce l'ha ordinato il medico di stare qui buoni buoni in fila ad aspettare? Io me ne torno a casa mia da mia moglie, che comunque, guardate, pure quello è amore. Comunque, questa donna è dilaniata dentro, perché guardate che non è facile scegliere tra tanti uomini, tutti stranieri, senza nemmeno il numeretto come dal salumiere. Allora, chi lo controlla il turno? Comunque, per la scena del Chuck, eccolo qui, ce l'ho il Chuck, questa volta io ho voluto la controfigura, perché il produttore,
Gori Cecchigori pretendeva che mentre io facevo ciak, l'attore Boldi Massimo si mangiava il cestino mio con la scusa di fare la parte del napoletano. E allora, che sono scema? Comunque questo soldato è passato. Pensiamo al futuro. Ti voglio fare il trailer della scena madre del film, che è quella in cui io mi riprendo il cestino mio, perché io l'ho chiesto agli esperti e al regista il cestino gli spetta di diritto. E allora io me lo sono ripresa e me lo mangio. È una scena molto drammatica, sai? Molto drammatica. È drammatica. È drammatica. La mortadella. L'anguilla. In ultimo, guarda. Il canolo siciliano. Troppo! È troppo! Mai! Mi riparte! Non ci posso fare niente, il cestino! Non è che sono io! E stacca, no? Stacca, ti ho detto, stacca! No, il cestino me lo riprendo, però! Il cestino! Eccomi, fate largo, fate largo, eccomi qua. Che volete da me? Ci sta la traffica, ci sta. Ma in Italia ci stanno tutti questi disoccupati. Mo apro, non vi preoccupate, adesso eccomi qua. Qui, ho lavoro, a Ciaccarello. Non vi accalcate, perché c'è un posto per tutti. Basta rivolgersi ad Arturo, l'assilista del lavoro, perché solo Arturo vi trova un lavoro su misura. Avanti prossimo! Io veramente sarei il primo. Ma se io ho detto avanti il prossimo, perché ti presenti tu che sei il primo? Abbiamo già parlato, vai! Ragazzi, vi prego, vi dovete presentare con le idee più chiare, perché io c'ho da lavorare. E allora che faccio? Mi spreco? Tu chi sei? Io sarò il secondo. Ma tu neanche il condono puoi fare, vai via, vai! Che già siamo arrivati alla frutta! Via, ragazzi, vi prego, non vi accalcate! Ricordatevi che il lavoro ci mobilita l'uomo! Ci vuole! Da me troverete un lavoro che vi identificherà. Solo da Arturo troverete un lavoro dove non sarete considerati soltanto dei numeri. Tu sei, tu sette, tu otto, tu nove e tu dieci. Che fate? Mi oltraggiate? Mi offendete? Sì. Mi arringiate? Ma sfuttita? Sì. Ah sì. E allora sapete che faccio? Io chiudo e me ne vado. Oui. Ci vediamo domani? No! Non ci vediamo domani. E prrr, subiamo continui attacchi da fascisti antidemocratici. Per questa gente ci vorrebbe il manganello e l'olio di ricino. Umberto Bossi. Soldati, il comandante! Commilitoni, è arrivato il momento di arrenderci, di passare al nemico. Ma sì, commilitoni, adesso ci incolonniamo tutti insieme e ci consegniamo al nemico, perché il nemico è buono, perché il nemico è bello, il nemico è gentile. Presto, fermatelo, lui sono io, cioè io sono lui, lui non è me, lui è De Masche. Come? Sciogli mio ronzo, forza! Sì, subito! Maledetto, mi hai scoperto, ma non mi avrai mai. Sciogliemi, avanti, accerchiamolo, sì, seguimi, eccolo, l'ho preso, prima o poi lo prenderemo il nostro nemico. Erano 300 giovani e forti e sono morti. Silvia, rimembri ancora
perché mi devi dare 100.000 lire? Cambio poesia. Sì, ma le 100.000 lire me deve sempre dare, mi scusi. Ma poi che cosa c'entra tutto questo? Ma scusi, non è l'angolo della poesia? Questo è l'angolo dei caduti della settimana. Come, ma che dico caduti? Scivolati momentaneamente, ma pronti a riprendere il loro posto più forti e determinati che prima. Prego! Come prego? Grazie! Bravo! Prego! Questo è il momento di rivolgere un pensiero a Yeltsin. Presente! Yeltsin, che è stato operato con successo a Mosca. Il presidente Clinton, appena rieletto, gli ha mandato un fax di saluto. Bye, bye, passo. Lo scomparso Bokassa. Presente! L'imperatore Bokassa, che in vita è stato criticato perché mangiava carne umana. E allora noi che dovremmo dire del ministro delle finanze Visco, che succhia il sangue a tutti? Michael Jackson. Presente! Michael Jackson, che ha detto che aspetta un bambino. La polizia sta indagando sul luogo dell'appuntamento. I giornali italiani. Presente! I giornali italiani, che hanno pubblicato in prima pagina la notizia che i profilattici possono far venire l'asma. Sì, solo se ti vanno di tra. La nazionale italiana. Presente. Che è caduta in Bosnia. In campo non si capiva più chi erano i profughi. L'allenatore Sacchi. Presente. L'allenatore Sacchi, che fa giocare la squadra a zona. L'allenatore Maldini. Presente. L'allenatore Maldini, che fa giocare la squadra a uomo. Speriamo che prima o poi trovino qualcuno che li faccia giocare a pallone. È arrivato il momento della Maina Bagnè. Ma come parla? Conosco le lingue. Ah, scusa.